Ciao, mi chiamo Fabiana e benvenuta sul mio canale A Casa di Miss Lila. In questo video voglio mostrarvi che cosa ho preso da Maison du Monde, Ikea e in un'erboristeria della mia città. Come sapete, se mi seguite già da un po', sto cercando di fare uno shopping consapevole, ovvero di acquistare ciò che realmente mi serve, ciò che realmente utilizzo o ciò che realmente mi piace e sta bene nella mia casa e sento di volerla avere. Quindi sono cose che vedrete che avevano, cioè mi servivano realmente, una cosa mi piaceva realmente e quindi insomma vi faccio vedere. Da Maison du Monde ho preso essenzialmente ciò che mi serviva, ovvero delle tovagliette per la cucina, perché quelle che ho devo buttarle, che ormai poverine hanno fatto la loro storia, e una decorazione natalizia per la cucina, perché era l'unica stanza diciamo in cui non avevo proprio qualcosa da mettere così natalizio. Quindi vi faccio vedere cosa ho preso. Come decorazione natalizia semplicissima, pagata pochissimo, tra l'altro 1,59 €, questo babbo natalino in legno con la scritta Noël da appendere dove tengo il calendario, quindi veramente una cosa molto molto semplice che fa un po' di Natale anche in cucina e pagata pochissimo. E poi appunto mi servivano le tovagliette, ho trovato queste molto shabby che mi piacevano con la scritta Home, It's Time to Cook, così, e costavano 1,39 € l'una e io ne ho prese 4, quindi perfetto, così sostituisco le 4 che avevo, che ormai erano rimaste 3 perché una l'ho già dovuta buttare, con queste. Poi passiamo a Ikea. A Ikea ho preso una cosa che mi serviva, o meglio mi servirà, perché siamo in procinto di cambiare le sedie della cucina, prendendole, non so se conoscete il negozio Casa, si chiama Casa, qua c'è un gatto che passa, questo è il bello della diretta, questa è la Sophie, spostati, scusate, il bello della diretta è di avere 3 gatti. E vi dicevo che siamo in procinto, tra non molto, penso per Natale, di regalarci le sedie nuove della cucina. Ne abbiamo viste di belle da Casa, che è un negozio di articoli per la casa, appunto, che il punto più vicino a noi è Serravalle, anche se le ordinerò online perché non abbiamo una macchina così grossa da poterle mettere dentro. E dare via queste, ve le faccio vedere, che sono di Ikea di 8 anni fa in Vimini, che sono distrutte dai gatti, che le hanno prese come il loro grattino. E quindi da Ikea ho trovato questo grattino per gatti che si attacca praticamente o al divano o al tavolo, e io volevo metterlo intorno a una gamba del tavolo per far sì che loro si facciano le loro unghie senza doverci rovinare più le sedie, anche perché saranno in plastica, e poi cambierò o comunque aggiungerò un altro grattino a quello, e quindi questo è essenziale, anche perché sennò poi dove se le fanno le unghie, dato che lì comunque sotto è rovinato e devo cambiare il tubo e comunque non è che usano così tanto, quindi questo è essenziale. E poi ho preso, che voglio mettere in sale e non vedo l'ora, e faccio una lampadona gigante, questa diciamo luce, lampada, che è praticamente fatta con la base così e ci si mette a vista la lampada. La volevo mettere in sala sulla scrivania perché lì abbiamo, vabbè, la plafoniera sopra la scrivania che fa luce, ma non abbiamo una lampadina vera e propria. Siccome mi piaceva, è molto minimal, è molto comunque sia appunto minimal e bella, ho preso questa semplicissima. Qua c'è una gatta che vuole già provare il grattino, ma ancora non si può, e quindi lo togliamo. Invece nella erboristeria della mia città sono andata principalmente per prendere un latte detergente, un latte struccante, perché se mi seguite su Instagram avrete visto in una stories che ho acquistato il panno in bambù per struccare, quindi appena avrò finito tutti i miei dischetti, che ne ho ancora più o meno così, passerò totalmente solo al panno struccante, perché è lavabile, riutilizzabile, non inquina, mi evita di sprecare soldi, perché con 3,60 € ho preso un panno che mi dura una vita. Se poi magari, non so, tra un anno e mezzo vedo che è diventato brutto, lo cambio, ma con 3,60 € io di dischetti ne compro, cioè fate conto che prendendo quelli che costano meno, non so, tipo scontati a 1 euro, comunque
ogni mese e mezzo sono praticamente, non so, 8-9 euro di dischetti. Quando non ne uso di più, perché in estate ne uso meno, ma comunque d'inverno magari una confezione, anzi con un mese e mezzo, mi dura anche 20 giorni, un mese, quindi comunque ne faccio andare tanti, vanno nell'indifferenziata, inquinano un sacco e quindi ho deciso di optare anch'io per questa opzione più ecologica, più naturale, meno costosa. E quindi, dato che di solito con i dischetti utilizzo l'acqua micellare, che naturalmente ho e finirò perché c'è ancora un po' così della Yves Rocher e mi piace tra l'altro un sacco, mi hanno consigliato invece con il panno di utilizzare un latte detergente o un olio o un burro, anche se si può utilizzare anche da solo con acqua semplicemente, però ovvio, se mi trucco gli occhi magari un po' calcati, un po' di latte detergente aiuta. E per quanto riguarda i trucchi, dato che purtroppo i trucchi naturali che ho provato su di me non avevano una grande resa, né di durata, né avendo la pelle mista grassa proprio di tenuta, purtroppo su quelli devo andare ancora, finché magari non troverò un brand che proprio mi soddisfi, su marchi, diciamo, di Sephora, di Douglas, quindi comunque i tradizionali marchi, non so, Dior, NARS, Too Faced, eccetera, eccetera. Ma per quanto riguarda invece, anche se tante linee tipo Urban Decay ho visto che già nelle loro palette hanno migliorato molto gli ingredienti, invece per quanto riguarda la skincare sto cercando di avere un approccio a prodotti più ecosostenibili, naturali, biologici, senza comunque schifezze, siliconi, parabeni, petrolati che odio. E quindi in erboristeria mi hanno consigliato questo... questa lozione struccante idratante 2 in 1 al latte d'aloe, che è questa della marca Bio Earth, che ho pagato 15,20 euro, però è naturale, ed è questa. Questo qua. Allora, vogliamo sentire se ha un profumo. Ho fatto un danno, mi sono praticamente detersa la maglia, ma vabbè. Tanto è da lavare. Sì, il profumo è veramente molto buono e niente, lo proverò e vi farò sapere. Magari facciamo uno struccaggio insieme, ora vediamo un attimino. Poi ho preso, che avevo bisogno per la sera di idratazione alle labbra prima di andare a dormire, questo lip balm solido, non so se lo conoscevate, della marca Hydrofill, che è a base di burro di karité e mandorle. Ed è praticamente un burro labbra solido. Ora vediamo se riesco ad aprirlo senza fare danni. Allora, dovrebbe aprirsi, credo, così. Aspettate. Allora, ho fatto un attimo stop perché devo capire come aprirlo e si apre così, cioè a scorrimento. È così, proprio un balsamo labbra solido. Quindi con il suo pack in alluminio riciclabile, quindi non inquina, e appunto è certificato Natural Cosmetics, cruelty free e vegano. E quindi questo qua lo utilizzerò in casa o alla sera prima di andare a dormire o al mattino prima di uscire, perché essendo solido naturalmente non è igienico portarselo dietro. E poi infine ho preso per mio marito, che ne va pazzo, avevano un'erboristeria, questo barrettone proteico, questo qua, e gliel'ho preso appunto perché gli piace. E poi ho visto che la signora mi ha dato la brochure di questo Aesthetic Formula della Solgar, un libricino con tutti i prodotti della Nature's, diciamo per Natale, e questa brochure del Ginseng Oro Club, che della Naturando, che non conoscevo, sono, ora andrò un pochino a leggere. E nulla, questo è tutto il mio shopping di oggi, spero che il video con macchie in corso vi sia piaciuto. Naturalmente vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un like di supporto, e se volete supportare il mio canale e aiutarlo a crescere potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, ma vi lascio il link qua sotto. Basta 1 euro con PayPal se vi fa piacere, mi offrite questo caffè simbolico e aiutate a crescere il mio canale. E niente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.